L'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia Solidale e Verde a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano, sviluppo, lavoro e occupazione, tre priorità di cui dovrà occuparsi nel caso in cui fosse eletto in Consiglio regionale. È indubbio che su questo la Regione Puglia ha un ruolo determinante, perché può attivare i fondi comunitari, diciamo, può attivare le linee legate allo sviluppo, e ovviamente noi dobbiamo pensare, diciamo, alla necessità di dare lavoro a tutti quelli che non ce l'hanno e a mantenere quello che abbiamo. Quindi la legislazione regionale deve consolidare quello che per la verità è stato fatto anche negli ultimi anni. La Puglia sicuramente ha cambiato il proprio assetto produttivo, penso a tutto quello che è stato fatto sul turismo, sulla innovazione, ma molto ancora si può fare. Penso per esempio alla digitalizzazione, alla innovazione, al sostegno alle piccole e medie imprese, a quello che, diciamo, è lo sviluppo della innovazione del turismo. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo concentrarci e fare tutti gli sforzi possibili. Penso alla necessità di utilizzare al meglio i fondi comunitari. Noi avremo tanti di quei soldi anche dall'Europa. Di recente è stato anche approvato il Recovery Fund, che darà un sacco di risorse allo Stato italiano e quindi alle regioni. Quindi da questo punto di vista il nostro ruolo sarà fondamentale. Noi cercheremo di farlo per quelli che sono i nostri valori, sia di coalizione di centrosinistra, ma la lista in cui io sono candidato, Puglia Solidale e Verde, ovviamente ha un'attenzione particolare a questi temi, che sono quelli del lavoro e dello sviluppo, diciamo, ambientalmente sostenibile. Quindi noi cercheremo veramente di mettere il massimo impegno su questi temi, perché dobbiamo consolidare il lavoro, il cambiamento dello sviluppo, e soprattutto dobbiamo assicurare il lavoro a chi ora non ce l'ha.